presunta intercettazione, il governatore Crocetta chiederà al settimanale L'Espresso un risarcimento di 10 milioni di euro. L'ex assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino si confessa: io isolata sin dal primo giorno. Ancora disagi sulla Palermo-Catania, ieri treni fermi e un camion in fiamme hanno bloccato per ore la circolazione. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di martedì 21 luglio. 10 milioni di euro, questa la cifra che il governatore Crocetta chiederà al settimanale L'Espresso per l'articolo sulla presunta telefonata con Matteo Tutino. Vediamo. Il governatore Rosario Crocetta chiederà un risarcimento di 10 milioni di euro al settimanale L'Espresso per l'articolo in cui si parla della presunta telefonata tra il medico Matteo Tutino e il presidente della regione. Lo ha reso noto oggi l'avvocato Vincenzo Lorre, legale dello stesso Crocetta, incontrando i giornalisti a Palermo. Ancora oggi si parla di giallo sull'intercettazione telefonica, sostanzialmente mettendo sullo stesso piano le dichiarazioni del procuratore Lovoi, il comunicato stampa ufficiale e anche le tre successive dichiarazioni prese nel tempo da Lovoi e dal suo procuratore aggiunto Leonardo Aguaici, si mette sullo stesso piano, se si parla di giallo, la dichiarazione del procuratore della Repubblica di Palermo con la dichiarazione di tale Luigi Vicinanza, direttore dell'Espresso. Sulla evidente differenza del peso specifico delle due dichiarazioni mi rimetto alla vostra sensibilità, alla vostra intelligenza. Se è una cosa costruita ad arte, se è un'intercettazione intelligibile o meno, se ci sono fruscii, come dicono i giornali di oggi, o meno, lo tiri fuori con altrettanta lealtà, con altrettanta chiarezza, e noi ne prenderemo atto. E allora il nostro programma, signori giornalisti, che continuo a ringraziare per la vostra numerosa presenza, è quello di procedere con azione civile risarcitoria nei confronti dell'editoriale L'Espresso, chiedendo 10 milioni di euro di danni all'Espresso stesso, ai due giornalisti che hanno redatto l'articolo, al direttore responsabile Luigi Vicinanza, non solo per omesso controllo, ma anche per avere più volte confermato l'esistenza e ribadito l'esistenza dell'intercettazione, quindi ripubblicando la notizia falsa sostanzialmente, e soprattutto smentendo il comunicato ufficiale della Procura di Palermo. Abbiamo deciso di premiare anche Pietrangelo Buttafuoco e il quotidiano Il Fatto Quotidiano per avere pubblicato venerdì 3 luglio un articolo sull'argomento che si chiudeva con un oggetto che non ha nulla a che fare, ma è altrettanto falso, che non ha nulla a che fare col caso Tutino, per cui al signor Buttafuoco, al Fatto Quotidiano, dedicheremo un'azione civile per un valore di 1 milione di euro. L'avvocato Vincenzo Lorre oggi in conferenza stampa ha parlato anche delle altre intercettazioni telefoniche pubblicate da tutti i giornali che riguardano il sistema delle nomine nella sanità. Vediamo. È il sistema sbagliato. Se io potessi proporre una legge, io vorrei che il primario venisse scelto con un sistema per titoli ed esami. Gli esami dovrebbero essere simili a quelli di magistratura o di notariato, scusate se parlo di cose del mio campo, molto più severi di quelli per diventare avvocato, tant'è che lo sono diventato pure io. Il concetto dovrebbe essere quello di far sostenere prove scritte orali agli aspiranti candidati per un 50%, e l'altro 50% dovrebbe essere rimesso alla pubblicazione di titoli scientifici su riviste di portata scientifica nazionale e internazionale. Allora a quel punto, se Tutino ha fatto tre pubblicazioni su Nature e ha scoperto un nuovo tipo di operazione per la chirurgia maxillofacciale, è evidente che rispetto all'avvocato Lorre, al dottor Lorre, che non ha pubblicato neppure sul Corriere delle Madonie, il punteggio riportato dal fatto che una prestigiosa rivista scientifica attribuisca valore al contributo dato da Tutino scavalca il pensiero del manager. A quel punto il manager non c'entri più, ma fino a che il sistema sarà questo, capiterà a Crocetta di finire sotto processo per che cosa? Perché qualcuno gli ha segnalato, e questo può essere stato senz'altro Tutino. Il problema è: le indicazioni di Tutino e di Sampieri in che misura sono state recepite da Crocetta? Per quanto lo conosco, se qualcuno si fosse seduto davanti a lui dicendo questa è la lista dei tuoi pretoriani, Crocetta si sarebbe messo a ridere. Ora fate voi, perché voi sì che avete le intercettazioni, non tranne quella famosa, il conto tra i nominativi indicati nelle conversazioni tra Tutino e Sampieri e la percentuale di quelli che poi vengono nominati. Se la percentuale è inferiore al 5%, probabilmente ho ragione io.
Intanto slittano a giovedì le dichiarazioni in aula del presidente della regione Rosario Crocetta sul caso Tutino. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo su richiesta dello stesso governatore avanzata al presidente dell'ARS. Oggi i capigruppo devono definire l'ordine dei lavori. In base alle richieste della maggioranza bisognerebbe completare le riforme che riguardano l'assistenza agli indigenti, la riforma delle province, l'acqua pubblica, l'assestamento di bilancio e lo sblocca Sicilia, tutto entro un mese, in modo da poter poi andare in ferie o valutare la chiusura anticipata della legislatura. L'ex assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino torna a parlare dopo la bufera che l'ha coinvolta e spiega i motivi delle sue dimissioni. Sono stata isolata, ha detto, sin dal primo giorno. Vediamo. Ha avuto il tempo di riflettere, si è presa qualche giorno di vacanza con la sorella Fiammetta, adesso è tornata a parlare. L'ex assessore regionale alla sanità, Lucia Borsellino, è rientrata a Palermo e ha rotto il silenzio in una lunga intervista a Repubblica, in cui spiega i motivi del suo addio al vertice dell'assessorato. La Borsellino ha motivato le sue dimissioni con la volontà di opporsi a quel coacervo di interessi che c'è dietro la sanità. Era necessario un solido fronte comune che nei fatti non c'è stato. Per quanto concerne la presunta intercettazione pubblicata dall'Espresso, nella quale il dottore Tutino auspica per la Borsellino la stessa fine di suo padre Paolo, Lucia dice che non è stata la causa scatenante delle sue dimissioni. Ho cominciato a maturare questa decisione da alcuni mesi, ha detto. Non sapevo di quella intercettazione. Fin dal primo giorno ho avuto ben chiaro che nei miei confronti c'era un clima di ostilità e di diffidenza. Accadevano cose alle mie spalle, delle quali il presidente non mi ha riferito. Sembrava che dovessi dimostrare sempre qualche forma di lealtà a questo esecutivo, sembrava di essere continuamente sotto esame. Dunque, a prescindere da tutto, ha proseguito la Borsellino, ho deciso di interrompere questa esperienza definitivamente quando ho avvertito la grande distanza che vi era tra me e le reazioni pubblicamente rese dal presidente di fronte all'arresto del dottor Tutino, volte a minimizzare quanto accaduto. L'Alleanza Cooperative Italiane di Sicilia si mobilita contro le false cooperative, lanciando una campagna di informazione e di raccolta di firme a sostegno delle DDL di iniziativa popolare presentato dall'ACI nazionale, che introduce regole e controlli più severi a garanzia della libera concorrenza e dei lavoratori. Vediamo. Noi abbiamo una stima che sul piano nazionale sono circa 120.000 lavoratori, soprattutto operanti nel mercato dei servizi, della logistica, che turbano il mercato in maniera importante in termini previdenziali e comunque di spese connesse per circa 750 milioni di euro all'anno. Quindi evidentemente è un fenomeno che non solo crea un problema di immagine alla cooperazione autentica, alla cooperazione che noi vogliamo sostenere, ma crea soprattutto un elemento di concorrenza sleale che distorce il mercato. Per questo noi abbiamo avviato questa iniziativa di raccolta di firme per sostenere questo referendum, è una raccolta che sta andando bene, abbiamo già circa 30.000 firme raccolte sul territorio nazionale, 2.500 in Sicilia. Dal 1 agosto si riparte in maniera importante anche nelle spiagge, anche nei momenti, diciamo, più di aggregazione. Abbiamo un accordo con l'ANCI, si faranno delle raccolte a Mondello, a Catania, a Messina. Abbiamo una serie di iniziative in atto che evidentemente ci permetteranno di incrementare ulteriormente questo numero di firme raccolte. È un'iniziativa che hanno voluto tutte le cooperative che aderiscono a Confcooperative, a Lega delle Cooperative, a GC, che rappresentano, come ben sapete, l'ACI, ACI è l'Alleanza Cooperativa Italiana, è il motivo per cui si va alla raccolta di firme per questo disegno di legge per contrastare il fenomeno di queste false cooperative che danneggiano le cooperative sane e che riteniamo si debba porre fine con un provvedimento di legge che stoppi questo comportamento, come dire, a volte anche illecito, illegittimo e qualche volta dannoso per le cooperative che operano nella legalità. Disagi su disagi sulla Palermo-Catania. Raggiungere il capoluogo etneo è diventato un vero e proprio calvario. Ieri treni fermi e un camion in fiamme hanno bloccato per ore la circolazione. Le temperature sono troppo elevate e così la linea ferroviaria Palermo-Catania viene interrotta. È accaduto ieri per circa 4 ore, un lasso di tempo breve ma che ha provocato numerosi disagi. Sì, perché dopo la frana del viadotto Imere, la chiusura dell'autostrada A19, anche quella del treno rischia di diventare una soluzione problematica. Le eccessive temperature hanno provocato infatti il disallineamento dei binari che si sono letteralmente dilatati, rendendo altamente pericolosa la circolazione. La
L'allarme è scattato nel tratto tra Bicocca e Caltanissetta. Il traffico è stato sospeso tra Enna e Leonforte. I convogli dunque sono rimasti fermi e i passeggeri costretti a scendere tra innumerevoli proteste. La Palermo-Catania sembra essere diventata davvero la strada della passione. Sempre ieri, come se non bastasse, un camion della ditta Forte è andato in fiamme al chilometro 21 della statale 643, la via alternativa per raggiungere Catania da Palermo da quando il pilone del viadotto Imera ha ceduto. E per oltre 3 ore il traffico è andato in tilt per consentire a 3 squadre dei vigili del fuoco di operare e liberare la strada. Oggi ricordiamo l'esempio di Boris Giuliano, un poliziotto di altissimo valore, un grande servitore dello Stato che in tempi di grande compromissione tra la mafia e istituzioni deviate ha condotto importantissime inchieste e ha pagato con la vita il suo senso del dovere e il suo impegno per la legalità. Lo hanno dichiarato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, e l'assessore alla pianificazione urbana, Giuseppe Gini, in occasione della commemorazione del capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979. Intimidazione alla ditta che sta realizzando a Palermo la nuova chiesa intitolata al beato Pino Puglisi in via Fichi d'India nel quartiere Brancaccio. Vediamo. Danneggiato l'escavatore della ditta che sta realizzando la nuova chiesa di padre Puglisi. Le intimidazioni sono scattate nella notte ad opera di ignoti. Niente di nuovo sotto il sole, ha dichiarato il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale. Niente che ci possa preoccupare più di tanto, ma certamente un'ulteriore offesa alla memoria del beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo più volte denunciato i vari atti vandalici che il centro da lui fondato ha subito e altrettante volte abbiamo detto che questo è un segno. Ancora a Brancaccio la gente mal sopporta tutto ciò che la fa guardare allo specchio mettendola dinanzi alla propria paura. Dopo l'accaduto, alcuni volontari insieme a padre Maurizio Francofonte sono andati nella zona e hanno notato il vetro in frantumi dell'escavatore. I lavori per il plesso erano cominciati circa 2 anni fa, quando il cardinale Paolo Romeo ha posto la prima pietra, una volta concluse tutte le faccende burocratiche con CEI, Comune e Regione. La chiesa sorgerà su un terreno di 12.000 metri quadrati confiscato alla mafia. Nel progetto, il cui valore si aggira intorno ai 4.700.000 euro di fondi dell'8x1000 destinati alla costruzione di nuove chiese, è prevista anche la realizzazione di locali pastorali, laboratori, un campo sportivo, un anfiteatro e un'area verde di 6.000 metri quadrati. Un ritrovo, quindi, un luogo di solidarietà voluto proprio da Don Pino Puglisi, assassinato da Cosa Nostra il 15 settembre del 1993, il giorno del suo 56esimo compleanno. L'ultimo atto vandalico nei confronti della chiesa simbolo dedicata al beato Puglisi risale al mese di marzo, quando venne rubato il crocifisso accanto al portone della chiesa e la stampa della Madonna nell'edicola accanto alla facciata. A rendersi conto del furto erano stati i residenti, che avevano immediatamente avvertito il parroco Don Maurizio Francofonte. Si tratta di oggetti non certo di valore, ma che da 15 anni facevano parte dell'arredo della chiesa di San Gaetano a Brancaccio. L'associazione culturale Giuseppe Bagnera di Bagheria ha una nuova sede, si tratta di Villa Aragona Cutò. Adesso l'idea è quella di realizzare un museo civico. Le interviste. L'associazione Bagnera ormai è una realtà consolidata nel territorio bagherese e quando nel mese di ottobre era scaduta la vecchia convenzione abbiamo pensato che fosse opportuno dare una sede più dignitosa, perché pensiamo che il patrimonio qui conservato rappresenti proprio la memoria storica per Bagheria. La mia intenzione è trasformare l'associazione Bagnera in un museo civico della città di Bagheria. Infatti lavorerò con la sovrintendenza per vedere quali sono i passaggi per creare appunto il primo museo civico di Bagheria. Questo può diventare veramente un museo didattico e soprattutto il museo anche della città dal punto di vista dei suoi personaggi. Naturalmente Bagnera non è soltanto a caso, ma questo grande scienziato a cui è intitolata l'associazione, che ha la sua stanza con i suoi reperti, diventa anche un simbolo di una grande affermazione internazionale di Bagheria, malgrado tutti i problemi che Bagheria ha avuto. Non dimentichiamo che Bagnera è stato anche il corrispondente di Einstein, con cui ha avuto un rapporto di proporzioni internazionali, veramente mondiali. Sono veramente grato al Comune per averci dato in comodato d'uso queste magnifiche stanze, dove è possibile esporre una parte del patrimonio che Angelo Restivo ha messo da parte in tutta la sua vita, e documenti, oggetti che ricordano la storia di Bagheria di 300 anni. Questo è, diciamo, l'embrione di un museo civico, perché una città che si rispetti,
che ha oltre 60.000 abitanti, non può essere così carente da non avere un museo civico che ricordi la sua storia, la sua vita. E noi abbiamo cercato di fare questo già lì dove stavamo prima, però avevamo solo due camere e non potevamo esporre poco e niente. Qui abbiamo possibilità di esporre parecchie cose e quindi questo diventa un embrione di un museo civico che verrà a raccontare la storia di Bagheria a chi vorrà visitarla. Il 24, 25 e 26 luglio a Campofelice di Roccella la manifestazione Expo Madonie, un appuntamento da non perdere con musica, moda e tanto altro ancora. Vediamo. Madonie Expo nasce da un grande nostro desiderio della G&G Glamour, che è un'associazione non profit che nasce a Cerda con l'intenzione di promuovere la moda in diversi settori, in diverse sfaccettature. E quindi l'idea nasce appunto da noi, come le dicevo, e l'evento consiste in tre giornate, il 24, il 25 e il 26 luglio. E ci saranno delle serate particolari, nel senso che tutte e tre serate saranno impegnate con degli eventi, se così possiamo definirli. Inoltre è importantissimo, e volevo ricordarlo, che l'evento G&G Glamour è in collaborazione esclusiva con Sposi di Gio, di Giovanni e Caterina Colombo, che li trovate a Cefalù. Alcune tra le scuole di ballo più importanti delle Madonie, Madonie Expo in rappresentanza, verranno queste scuole di ballo, si esibiranno spaziando dal country all'hip hop al ballo da sala. Giorno 25 luglio alle 21 inizia l'evento, diciamo, clou. Gli altri non sono da sottovalutare, ma una sfilata di moda importante con uno stilista internazionale che si chiama Anton Giulio Grande. Presenterò l'evento assieme a Natalie Caldonazzo e intervento altrettanto importante sarà la Roberta Faccani, ex voce dei Mattia Bazar. Ci saranno tantissimi altri intermezzi importantissimi. Alle 9 e alle 21 vi aspettiamo numerosissimi nella piazza di Campofelice di Roccella, la piazza principale di Campofelice, e poi giorno 26 concludiamo nel migliore dei modi con una serata dedicata ai ragazzi, che non è da meno. Io vi invito tutti a esserci alle prime edizioni di Madonie Expo il 24, 25 e 26 e divertirvi. Il Soluntum Art Festival, la rassegna che si sta svolgendo al Parco Archeologico di Solunto, questa settimana propone tre appuntamenti tra musica e astronomia. Stasera alle 21 e giovedì alle 23 si potrà infatti osservare il cielo dallo splendido promontorio di Solunto all'interno della zona archeologica con gli esperti di Urania. Il professor Marcello Barrale, attraverso i telescopi, mostrerà i corpi celesti principali visibili quest'estate. Domani sarà invece la volta della musica, si esibirà alle 19.30 la fisarmonicista Mari Salvato. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni.